Federico Daddio, assistant coach della Juve Caserta. Federico, questa fase altalenante che sta un po' suonando come campanello d'allarme per la squadra casertana nel turno infrasettimanale di Montegranaro, partenza in sordina, fortemente in sordina, poi la squadra si è ripresa pensando di poter riuscire a portare a casa i due punti, invece non è stato così. Beh, sicuramente l'inizio di settimana non è stato come ci aspettavamo tra la partita di domenica in casa con Ravenna e il turno infrasettimanale con Montegranaro. Nell'ultima partita sicuramente ci sono stati momenti importanti dove siamo riusciti comunque a giocare la nostra pallacanestro, riuscendo comunque a colmare il gap che si era avuto tra fine secondo quarto e inizio terzo quarto. Peccato per il finale di partita dove magari qualche scelta non proprio giusta, qualche conclusione forzata non ci ha permesso alla fine di portare a casa una vittoria che comunque poteva stare nelle corde. Ok Federico, ma secondo te la squadra è stanca? Ma no, assolutamente. Ma dal mio punto di vista non ci siamo esaltati nel momento in cui magari abbiamo vinto qualche partita importante qui in casa o fuori qui da Caserta. Neanche questo è il momento di deprimerci, ma solo di continuare a lavorare e continuare avanti il progetto tecnico che si sta portando da inizio dell'anno. Sicuramente con il lavoro e con l'abnegazione durante la settimana i risultati torneranno a sorriderci, questo è scontato. Infatti i ragazzi subito carichi e pronti per affrontare la partita di domenica contro Udine. Ok, prima di parlare di Udine, dove voi avete fatto un grande exploit nel giro di andata, nel match di andata, come sta Allen? Ha ripreso sicuramente a fare qualcosina, bisognerà valutare se domenica sarà della partita o meno. Oggi ha fatto una parte con la squadra, una parte con il prof Papa. Domani vediamo di capire, proveremo a capire se sarà della partita o meno. Ok, che cosa ti aspetti da Udine? Come sarà questo match? Udine sicuramente non sarà una squadra distratta, tra virgolette, come è all'andata. Guarda, loro sicuramente sono una delle squadre candidate ad avere un ruolo importante nel campionato. Partito cortese, hanno messo dentro Gazzotti prendendolo dal piano di su. Dopo 4 vittorie consecutive sono incappati in altrettante 3 sconfitte, di cui 2 in casa con Milano e l'ultima a Ferrara. Sicuramente troveremo di fronte una squadra che verrà qui a Caserta per fare la partita. Noi come sempre stiamo preparando al meglio la partita per portarla a casa e provare ad uscire fuori da questo inizio di settimana non proprio dei migliori.